L'aveva sentita di recente? E prima delle feste di Natale, mentre ci siamo fatti gli auguri, ci siamo salutati in quella circostanza. Fulmine a ciel sereno, insomma, Eh tempo. beh, sì, sono rimasti tutti, la troupe, il cast, mi stanno arrivando, come è normale, decine e decine di chiamate, di telefonate, di messaggi. Alessandro Sarti è stato l'ultimo regista a dirigere Sandra Milo nel suo film Che bella storia la vita, girato tra il Chianti e la Val di Sieve, rimarrà l'ultima pellicola nella filmografia dell'attrice scomparsa a Roma all'età di 90 anni. Avevamo grandi progetti per fare una proiezione che è già in programma da 10 giorni qui a Pontassieve al cinema, al Teatro Cinema Italia il 1° di marzo. Cioè, c'erano una serie di programmi già pronti per il 2024 che cercheremo di portare avanti. La Toscana d'altronde ha segnato l'esistenza di Sandra Milo, l'infanzia tra Monsumano e Vicopisano, dove frequentò le elementari, l'adolescenza in Versilia, dove si sposò all'età di appena 15 anni. Non è un caso che oggi il comune di Viareggio la omaggi ricordando i trascorsi al carnevale di cui fu madrina. A maggio 2023, in occasione della presentazione del film, esprimeva così la sua voglia di vivere. Io vorrei fare un programma, chiamarlo Lezioni d'amore, ma lezioni d'amore in ogni senso, no? Lezioni d'amore, va bene? Sei d'accordo, Alessandro? D'accordissimo, d'accordissimo. Sulle ultime parole sul set, quando c'è quella inquadratura del primo piano suo con lo sfondo del Duomo, della cupola di Brunelleschi, lei conclude dicendo: perché la vita è davvero una bella storia, no? Aveva una parola di amore e di affetto per tutti, chiunque la fermava, instancabile, durante anche le registrazioni, le riprese. Eravamo insieme solo pochi mesi fa per il film Che bella storia la vita, ricorda in un post il presidente della regione, Eugenio Giani, alla famiglia il cordoglio della Toscana.